Radio Radicale, siamo con il Vice Ministro dell'Economia Antonio Misiani il giorno in cui si vota qui a Montecitorio lo scostamento del deficit. Allora, mi sembra che il governo abbia, diciamo, preso la decisione forse più giusta, quella di dare più risorse per l'emergenza coronavirus. Di che cifra si parla? Di 20-25 miliardi? Il governo chiederà al Parlamento un aumento del deficit di 20 miliardi in termini di indebitamento netto, che salgono a 25 miliardi in termini di fabbisogno. È di gran lunga la manovra antirecessiva più rilevante della storia recente di questo paese e il contributo del governo per aiutare le imprese e le famiglie italiane a fronteggiare un'emergenza sanitaria del tutto inedita e ripartire il più rapidamente possibile. Allora, il provvedimento è ancora tutto da scrivere, nel senso le misure devono essere ancora, diciamo, decise nella loro totalità, diciamo, gran parte delle misure. Le misure le stiamo definendo in queste ore, si susseguono riunioni al Ministero dell'Economia in rapporto con gli altri ministeri, con le forze economiche e sociali e anche con i partiti di opposizione. Stiamo lavorando innanzitutto per rafforzare la dotazione di uomini e di mezzi del Sistema Sanitario Nazionale, che sta sopportando uno sforzo senza precedenti, così come per la Protezione Civile e le forze dell'ordine. Un secondo pacchetto di misure riguarda il lavoro. La priorità del governo è che nessuno perda il posto di lavoro per effetto dell'emergenza coronavirus. Per raggiungere questo obiettivo amplieremo il ricorso alla cassa integrazione per tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla dimensione delle imprese in cui lavorano, e predisporremo specifiche misure anche per il mondo del lavoro autonomo e professionale. Il terzo punto riguarda la liquidità che dobbiamo garantire alle imprese e alle famiglie attraverso il potenziamento e l'estensione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e una moratoria sui mutui alle famiglie e alle imprese. Il quarto punto è il sostegno anche attraverso il sistema fiscale, con il rinvio di una serie di adempimenti, del versamento di alcune imposte, un meccanismo di ristoro che definiremo nelle prossime settimane. La Commissione europea comunque ha dato l'ok su tutta la linea. Qualcuno chiede anche di bloccare il paese completamente. Allora, queste misure servono anche a portarci verso queste nuove decisioni? Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato pochi giorni fa, contiene delle misure senza precedenti di restrizione della libertà di spostamento degli italiani in nome della necessità di riportare sotto controllo il prima possibile la situazione sanitaria e contenere il contagio. Ciò detto, stiamo dialogando con le regioni, con le autorità medico-scientifiche su ulteriori misure restrittive e credo che una decisione arriverà nelle prossime ore. Siete soddisfatti del confronto che si è avviato con le opposizioni sin dagli incontri che ci sono stati ieri? Pensate in qualche modo di essere venuti incontro alle richieste che erano state fatte? Gli italiani chiedono alla politica di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità senza distinzione di colore politico. Credo che stia avvenendo, noi stiamo dialogando con le forze di opposizione, ci fa piacere che le opposizioni voteranno insieme alla maggioranza lo scostamento del deficit, autorizzando il governo a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per contenere gli effetti economici dell'emergenza e ripartire il prima possibile. Sì, volevo chiederle un giudizio su quello che aveva chiesto l'opposizione la scorsa settimana di stanziare per l'emergenza il saldo primario. Ma guardi, il punto è partire da ciò che è necessario fare. È necessario allargare la cassa integrazione, è necessario garantire la liquidità alle imprese, dotare di uomini e di mezzi il sistema sanitario nazionale. Noi siamo partiti da questo, da quello che serve oggi all'Italia e noi metteremo a disposizione tutte le risorse utili per raggiungere questi obiettivi. Bene, grazie per la sua disponibilità. Ringrazio il Vice Ministro dell'Economia, Antonio Misiani.